Ed eccoci a una nuova puntata di Before and Forget, incentrata su John Dolmayan del System of a Down. L'album è Mesmerized del 2005 e partiamo con uno dei groove più interessanti di tutto il disco, il ritornello di Revenga. L'esercizio preparatorio consiste nel tenere la cassa su tutti i quarti, mentre la mano sinistra esegue degli ottavi sul Charleston. Nella seconda fase dell'esercizio sposteremo la mano sinistra sul rullante, sul 2, sul 4 e nella terza fase dell'esercizio apriremo il Charleston in levare. Con la mano destra sulla campana del ride eseguiamo quattro figure ritmiche differenti. Due ottavi nel primo movimento, primo, secondo e quarto sedicesimo nel secondo movimento, secondo e quarto sedicesimo nel terzo movimento ed infine l'ottavo in levare sul quarto movimento. We'll be right back.
Continuiamo con l'analisi del ritornello di Bring Your Own Bombs, la canzone che apre il disco. L'ostinato è sul Charleston, l'ottavo in levare, aperto. Andiamo a costruire, come al solito, il groove un pezzo alla volta. Nel primo movimento due ottavi di cassa. Nel secondo movimento due ottavi, rullante in battere, cassa in levare. Secondo e terzo sedicesimo nel terzo movimento, entrambi suonati dalla cassa. E per finire, primo e quarto sedicesimo di rullante nell'ultimo movimento. Consiglio di studiare tutte le figure ritmiche o letterine, come dice il buon Benny Greb, con questo tipo di ostinato prima di cimentarsi nella canzone.
Concludiamo con Sigaro, canzone dai groove molto vari e che richiede molta precisione nelle parti col blast beat. Alla prossima puntata.